Salve gente, benvenuti o bentornati oggi Pear and Tea Leaf, quindi pera e foglie di tè. Questa profumazione fa parte della collezione sempre Elevation Collection, qui sopra vi lascio il video. E ovviamente per essere aggiornati sulle recensioni bisogna iscriversi attivando il campanellino così vi arrivano le notifiche di quando pubblico qualcosa. La descrizione ufficiale dice una fragranza che invita al relax, delicato tè chai con note di zenzero, mela e pera fresca. Note di testa, zenzero fresco, scorza di mela. Note di cuore, tè chai, pera dorata, mela Macintosh, si dice così, pimento. Note di fondo, bacello di vaniglia, muschio cremoso. Allora, chi di voi ha mai sentito la Blissful Autumn? Batto un colpo con un commento e la vada ad annusare. Così mi scrive sempre nel commento se anche voi avete avuto la mia stessa impressione, cioè che la ricordo davvero tanto. Da spenta, sto dicendo. La ricordo davvero tanto perché quel gusto un po' di pera e foglie umidicce, bagnaticce, un pochino marcine, che è una cosa bellissima, cioè nel senso, detto così, sembra una schifezza, invece è buona. Me la ricordano un sacco. Quando la vado ad accendere, infatti è una pugnalata nel naso, proprio papam, secca. Quando invece la vado ad accendere, si calma, si seda, si mette a sedere e stasera in un attimo. Non è che sparisce, non è che è inesistente come profumazione, però divento un pochino più malleabile, più rilassante, proprio come dice la recensione, la descrizione. La nota di zenzero, secondo me, insieme al tè chai, sono quelle che si sentono. Ok, nota di zenzero in testa, quindi ci sta che si senta subito da spenta. Quando invece è accesa, e scema un po', il tutto si mescola e non è che diventi indefinita, però comunque ha un po' l'aspetto di quelle indefinite, un po' come possono essere la Harvest Walk, per dire, però qui la situazione è più concreta perché appunto spicca la pera. Le foglie di tè non le nomino perché non sono, a parte nel nome, nel titolo. Non ci sono, ma se ci sono non lo so, cioè nel senso non sono citate, quindi non saprei nemmeno io cosa dire a riguardo. È comunque una profumazione che appunto dico rispecchia bene l'idea d'autunno. È concreta, è tosta, è tonda e forse non è così facile da apprezzare perché appunto è molto tosta comunque come profumazione. L'aspetto speziato c'è al suo interno. Anche se è mitigato quando una volta che viene acceso, ma il chai è una bomba di spezie, quindi comunque per quanto può essere velata questa cosa, cioè è una profumazione che comunque a me è piaciuta tanto e rispecchia molto, un sacco, tantissimo, un botto, l'idea di autunno. Quindi una variante di un Harvest Walk o una Velvet Woods per dire, e quindi a me è piaciuta per quello, per l'idea che vuole trasmettere. Fatemi sapere sotto nei commenti se voi appunto, se conoscete il Blissful Autumn, se l'avete annusata, se pensate che sia uguale, cioè simile, uguale no, se comunque abbia un richiamo con questa pera. E ovviamente scrivetemi qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa inerente ovviamente alle candele se vi va nei commenti, lasciate un like se questa recensione vi è piaciuta e vi lascio sotto nell'info box il link del sito di Casaino dove io l'ho presa, se qualcuno fosse interessato e non sapesse dove andarla a prendere, e insieme anche i link dei miei social, quali Facebook, Instagram, la paginetta, il blog. Comunque trovate tutto sotto, insieme anche tutte le recensioni delle altre profumazioni, che le trovate sotto, sopra, dappertutto. E niente, noi ci vediamo presto in un altro video. Ciao!